20 milioni di euro per il territorio di Urbino sono quattro i macro elementi nel quali si investirà, dallo sport al centro storico fino alla viabilità. Sì, è l'ultimo decreto che abbiamo ottenuto per, come città, capoluogo di provincia, 20 milioni di euro, che ovviamente, come si capisce bene, per una città come Urbino è una somma importante. Importante di investimento che dobbiamo mettere a terra, e questa è la preoccupazione più grande. Mettere a terra insieme a tutti gli altri finanziamenti che abbiamo ottenuto, e qui voglio ringraziare veramente gli uffici, la giunta, tutta l'amministrazione, i gruppi consigliari che sostengono questa amministrazione, perché veramente in questi anni, al di là di quello che dice qualcuno, abbiamo veramente avuto una visione complessiva e abbiamo messo in campo tantissimi progetti, oltre alla gestione ordinaria che gli questo lavoro che ci preoccupa, perché adesso che abbiamo le risorse, diversi progetti, facevo il calcolo che abbiamo circa i vecchi 100 miliardi per la città d'Urbino e tutto il territorio, già finanziati. Ecco, queste sono somme che insieme a questi 20 milioni, dentro ci sono anche questi 20 milioni, che riqualificano il centro storico, la data, il completamento dei lavori della data, il Borgo Mercatale che deve diventare una piazza libera dalle auto, possibilmente ci riusciremo, è veramente una piazza da vivere, l'area delle vigne, l'area del Belvedere dietro il Tribunale, Palazzo De Rossi che deve essere completamente ristrutturato con queste somme, l'area di Varea che ha circa 1.300.000 euro, più già altri fondi che sono arrivati con altri progetti. L'area di Schieti, l'ex caserma di Schieti che diventano appartamenti, quindi per citarne solo alcuni, la nuova viabilità da Fontesecca fino appunto alla rotatoria di Santa Lucia, del parcheggio Santa Lucia. Quindi ecco, veramente siamo soddisfatti, ma sappiamo, siamo consapevoli che gli uffici avranno un lavoro enorme da fare. Contemporaneamente a tutti i bandi che stanno uscendo, e quindi continuano a progettare per aderire ai bandi PNRR che non sono ancora arrivati. Quando vi parlo di queste cifre, parliamo di cifre che sono state messe a disposizione dagli enti superiori, dal governo, dalla regione, prima del PNRR. Adesso ci prepariamo a progettare per il PNRR, quindi sarà per Urbino, ma credo che come per tutto il paese, una rivoluzione. A Urbino sicuramente abbiamo messo dentro tantissimo finora, quasi tutto, ma ci sono delle aree che rimangono fuori, esempio l'area della Fornace, sul quale abbiamo un progetto in mente, che è uno dei luoghi che ancora è da riqualificare, con tutti altri progetti, la riqualificazione delle ultime parti delle pavimentazioni interne alla città, insomma con i borghi. Questo è un elemento molto importante. Sul PNRR noi pensiamo soprattutto al centro storico, ma anche ai borghi, a questi luoghi bellissimi che Urbino ha, questa città diffusa che non è solo Urbino come centro storico, ma penso da Pieve di Cagne, da Torre San Tommaso a Schieti, a Canavaccio, a Calpino. Ecco, abbiamo tantissimi, ne cito solo alcune, ce ne sono altri, Montesofio, sui quali stiamo lavorando, ma soprattutto stiamo progettando. Questi progetti da presentare per essere pronti, abbiamo già dato anche all'esterno, a progettisti esterni per portare avanti questi progetti, per essere pronti per quando arriveranno i bandi. Ma parliamo anche delle scuole, sono usciti 4 bandi per le palestre, per le mense, per le scuole, e già gli uffici stanno lavorando per presentarli, tutti e 4. Quindi ecco, un lavoro veramente importante, e ringrazio veramente la dottoressa, l'architetto Mara Mandolini, che sta facendo i miracoli con i suoi uffici, con tutti i suoi uffici, e li ringrazio perché veramente continuare a progettare mentre si sta mettendo a terra un sacco di progetti non è facile. In una battuta, Sindaco, oltre 15 milioni di euro sono per il programma innovativo della qualità dell'abitare, dove c'è anche l'ex OSC, in questi anni ne abbiamo parlato tanto. Il tetto di questo edificio diventerà una riserva di energia, possiamo chiamarla così? Sì, quando abbiamo acquisito la OSCA, che ovviamente i cittadini
applaudono perché è un luogo dove ci diventerà il centro, la piazza, il luogo da vivere di quel luogo bellissimo che è Canavaccio, che ha una storia anche importante. Basta pensare alla Brombolona e tutta la storia che rappresenta, perché quando pensiamo a Canavaccio magari pensiamo a un luogo così, una frazione nuova, un luogo nuovo. Prima di tutto sarà comune di Urbino e non frazione di Urbino. Quella dicitura su quella cartella lì stiamo lavorando per toglierla, perché comune di Urbino inizia proprio appena si arriva nel territorio. Ma come ha detto lei, quando pensavamo all'acquisizione della Osca, pensavo subito soprattutto anche al tetto della Osca, perché il tetto è un luogo dove noi potremmo produrre energia, e questo sappiamo, oggi è assolutamente più attuale di quando l'ho pensata io. Oggi quel luogo, quel tetto, ha acquisito valore negli ultimi 3 mesi da quando l'abbiamo comprata, perché quello è l'aspetto più importante. Noi stiamo costruendo un impianto fotovoltaico a tetto nel capannone, che è di proprietà di un privato, ma che diventerà di proprietà comunale dopo il periodo di riferimento del bando, dove noi col tetto riusciremmo a pagarci la bolletta dell'energia. È quello che succederà a Canavaccio. Pensate che in un tetto come quello della Osca si può installare 1 megawatt di potenza. 1 megawatt di potenza è una quota importante dell'autoconsumo dell'amministrazione comunale.